Continua la nostra maratona Le Fonti, Donne e Lavoro, questa iniziativa di Le Fonti TV in occasione dell'8 marzo. È insomma importante accendere proprio i riflettori su quelle problematiche che sembrano retoriche, e anzi noi vogliamo, e lo stiamo facendo insomma in questa giornata, togliere la retorica da questi temi, perché altrimenti se rimarrà la retorica, io credo che possiamo partire da qui anche in questo slot di diretta sulle Fonti TV, non si uscirà mai da quel vuoto che ancora ci circonda quando si parla di parità uomini e donne. È anche un qualcosa che proprio dà fastidio dire, no? Parità uomo-donna, perché mai nel 2021 bisogna ancora parlare di parità? Allora, non poteva non essere con noi in questa maratona Sara Silano, Morningstar Italy. Sara, grazie per essere qui. Insomma, non potevi non esserci. Non potevo non esserci e dobbiamo ancora parlare di parità perché dalla parità siamo lontani e questo è il punto. Il fatto che la giornata internazionale della donna 2021 abbia come tema le donne in un mondo del lavoro in evoluzione verso un pianeta 50-50 nel 2030, quindi un pianeta dove ci sia la parità entro il 2030, che sembra una meta piuttosto irraggiungibile se vediamo in realtà come vanno le cose adesso. Ci fa pensare proprio che bisogna continuare a parlarne, ma non solo a parlarne, a far seguire alle parole dei fatti, perché altrimenti rimane tutto sulla carta e soprattutto bisogna far seguire dei fatti che siano che portino ai risultati che comunque l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, quindi lo ricordiamo, gli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello globale vuole raggiungere, ma anche che è fondamentale per l'economia di ciascun paese, perché non dobbiamo dimenticarlo che quando ci sono delle disuguaglianze è tutta l'economia che soffre e quindi non è solo una questione delle donne, ma è una questione più generale di perdita di opportunità, di perdita di anche prodotto interno lordo, per dirla con i numeri, che si ha proprio nel momento in cui le disuguaglianze ci sono e sono accentuate. Esatto, quindi ci siamo dati, non noi, perché se fosse stato per noi, insomma, non saremmo qua a parlarne, no? Avremmo cercato di risolvere le cose, anche se poi non è così facile, ci mancherebbe. Però diciamo, ci siamo dati un altro obiettivo, quello, insomma, tra qualche anno non essere più qui a dover per forza di cose, no? Ribadire dei concetti che dovrebbero far parte della nostra quotidianità. Però è corretto dire, Sara, e poi entriamo anche nel merito di punti ben precisi, che però dobbiamo scrollare di dosso all'argomento la retorica, perché purtroppo lo dico anche, cioè magari lo faccio anch'io, perché quando non ci sono delle cose irrisolte si commette questo errore, quindi faccio anche un mea culpa. A volte si affrontano questi argomenti con troppa retorica, invece bisogna, dati alla mano, andare a vedere che cosa ancora manca, che cosa ancora si può fare e soprattutto quali sono i limiti, cioè perché questa cosa non l'abbiamo ancora fatta, perché quest'altro aspetto non è stato ancora affrontato e laddove si riconoscessero dei limiti, cercare di superarli, no? Perché altrimenti non facciamo passi in avanti, cioè rimaniamo sempre fermi a dirci quanto è utile affrontare argomenti come quello della parità, ma senza, diciamo, prenderlo di petto. Sei d'accordo? Assolutamente, assolutamente. I numeri sono importanti per capire qual è l'entità del fenomeno. Dall'altro lato bisogna poi passare dai numeri a guardare in faccia alla realtà, perché dietro i numeri ci sono delle persone, ci sono delle società, ci sono delle dinamiche quotidiane, lavorative, imprenditoriali e quant'altro. Quindi effettivamente sì, bisogna proprio avere i numeri. I numeri ci danno l'idea di quanto sia ancora il fenomeno importante e soprattutto lo è poi in un anno di post-pandemia e ci danno anche la possibilità di pensare a come ricostruire. Proprio oggi che si parla tanto di ricostruzione, ripartenza, sguardo sul futuro, di partire su nuove basi, dove la presenza femminile possa avere un ruolo importante, nel mondo del lavoro e della società. Assolutamente sì. Allora, non a caso parlavamo del fatto che sia necessario analizzare dati, guardare, cercare di superare gli ostacoli che ancora ci sono e ce ne sono tanti. Peraltro, parentesi, la chiudiamo e poi la riapriamo. In tempo di pandemia, questi ostacoli si sono fatti ancora più
più grossi, cioè soprattutto per le categorie considerate più sensibili come quella delle donne. Allora, in sovrimpressione cosa leggiamo? Coraggio significa mettere nero su bianco le disuguaglianze. Io mi sono appropriata di un titolo, l'ho un po' parafrasato, però di un tuo articolo che possiamo anche vedere. Cosa succede se metti nero su bianco le disuguaglianze? Ed è proprio però il punto che stavo raccontando poco fa, Sara, cioè che i nodi vengono al pettine se si scrivono, per esempio, no? In questo caso. Assolutamente, perché il punto è questo qui. Nero su bianco è un modo molto semplice per tradurre questo termine che viene molto usato, che è disclosure, cioè fare trasparenza, avere dei dati, avere della trasparenza su determinati fenomeni. E sicuramente anche dalle nostre ricerche emerge che una maggior trasparenza sul gender gap, quindi il gap di genere, all'interno delle imprese possa aiutare a ridurlo. Ricordiamo che già in alcuni paesi oggi è obbligatorio fornire informazioni su tematiche come le differenze retributive o di opportunità occupazionali. Lo è ad esempio in Australia dal 2012, nel Regno Unito, in Canada, in una parte del Canada l'Ontario, e anche la California, un po' fuori dal coro del resto degli Stati Uniti, ha preso provvedimenti in questo senso. In Europa, chiaramente la direttiva di riferimento, che lo è anche per l'Italia, è quella appunto delle dichiarazioni non finanziarie, quindi Sì. comunicazioni e informazioni di carattere non finanziario, e che è stata appunto anche recepita poi in Italia nel 2016, e che prevede che all'interno della relazione sul governo societario sia inclusa una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione sia alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo. E questa regola però, attenzione, è valida per le aziende di grandi dimensioni in modo obbligatorio, mentre per le altre su base volontaria. E quindi anche in questo caso per una vera trasparenza, in un contesto come quello italiano, che è caratterizzato da società piccole e medie e molte non quotate, forse sarebbe il caso di estenderla ad un più ampio numero di aziende, Esatto, sicuramente. io intanto, mentre tu giustamente ripercorrevi anche i punti di questo articolo, che poi sono i punti, guarda, che avrei trattato con te proprio perché sono quelli che ci portiamo appresso durante la celebrazione di questa giornata. Dicevo, abbiamo letto appunto cose molto importanti, però mi soffermo un secondo su questi grafici perché vengono messe in evidenza le differenze di genere nelle aziende italiane. Allora, quindi ovviamente si parla di donne coinvolte in ruoli apicali, insomma, no? Quindi nei consigli di amministrazione, donne in posizioni manageriali di vertice. Ecco, partiamo proprio da questi due ruoli, da questi due aspetti. Che cosa emerge da questi grafici che compaiono nel tuo articolo? Sì, sono grafici tratti dall'Osservatorio sulle dichiarazioni non finanziarie 2019, che ha analizzato circa 200 società. Emerge, e lo vediamo, che le differenze di genere rimangono pronunciate, soprattutto per quanto riguarda le donne che sono in posizioni di vertice. Nella maggior parte dei casi sono tra il 20 e il 30%. Altro tema è il gap di tipo salariale retributivo. Se guardiamo questo tipo di dato, nei ruoli dirigenziali, se da un lato sembra prevalere una certa parità, ma c'è anche un 40% circa che ha un gap sfavorevole alle donne, un numero che quindi ci appare ancora molto elevato, considerato anche che, ripetiamo, il campione è ristretto. E poi l'altro dato su cui riflettere è quello dei dipendenti: 37% è donna contro il 63% è uomo, quindi il divario proprio nell'occupazione femminile, che forse questo è uno dei problemi gravi in Italia, e lo abbiamo anche sentito spesso ripetere. Anche forse, se ricordiamo, il discorso programmatico alle Camere del nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi faceva un po' riferimento a questo svantaggio dell'Italia nella presenza appunto delle donne e dell'occupazione femminile. Teniamo conto che Banca d'Italia ha stimato che se il tasso di occupazione femminile salisse
dall'attuale 47% al 60%, il PIL, quindi il prodotto interno lordo, potrebbe aumentare del 7%. Ed è proprio uno di quei numeri a cui inizialmente facevo riferimento per dire se guardiamo ai numeri, il ruolo delle donne è importante per tutta l'economia e non solo quindi per la realizzazione Ecco, femminile. peraltro anche qui paradossale, ecco qui che appare l'altro nostro titolo, ancora lontani dall'equità e allarme Covid. In che senso? Tu giustamente hai ricordato, Sara, ed è un numero, io me lo sono segnato nuovamente, che più volte è stato detto, cioè che il PIL aumenterebbe del 7% se si andassero a risolvere queste percentuali, cioè se si accorciasse, diciamo così, la distanza, no, tra il trattamento destinato agli uomini e alle donne. Anche lì punto interrogativo perché, e vabbè, tante le cause, cioè la donna si propongono magari lavori part-time perché comunque la donna purtroppo, cioè dico purtroppo in questo contesto, poi per fortuna per altri ha altre esigenze, no? Quelle della famiglia, dei figli, ancora purtroppo, lo sottolineo, deve scegliere, quindi a volte dice, vabbè, preferisco lavorare part-time con tutte le penalità che derivano anche da un contratto part-time perché non si può dedicare, come dire, totalmente al lavoro e quindi viene superato. Operata inevitabilmente da altre persone. Ma dicevo, 7% di PIL di aumento e lo stiamo dicendo in un momento in cui veramente i numeri sul PIL, la crescita del nostro paese sono penalizzati dall'emergenza Covid, no? Ancora dati molto molto provvisori perché l'emergenza non è ancora finita e diciamo così, lo dico in modo provocatorio, basterebbe riuscire ad andare ad agire anche lì per dare una mano al nostro prodotto interno lordo. Però è un cane che si Assolutamente. morde la coda, cioè, quindi come uscire da questo, da questa cosa che non ha senso, mi verrebbe da dire. Sì, diciamo che appunto noi ci troviamo di fronte a un problema nel problema, nel senso che comunque la pandemia ha penalizzato le donne un po' in tutto il mondo, molto più degli uomini. E quindi questo è un dato da tenere in considerazione. In un contesto dove già le donne erano penalizzate in termini di opportunità, in termini di remunerazione, pensiamo che, ad esempio, secondo le statistiche a livello globale, appunto, delle Nazioni Unite, la remunerazione femminile è il 77% di quella maschile a livello mondiale e al ritmo con cui il divario oggi si sta chiudendo non arriveremo alla parità prima del 2069, quindi non 2030, ma Cioè, a dire, ma 2069. guarda, allora ho fatto bene a dire che ci siamo posti un altro obiettivo, che però chissà se sarà quello definitivo, insomma, ni. Assolutamente. Infatti, se guardiamo poi al rapporto il Gender Gap 2020 del World Economic Forum, loro hanno proprio titolato 100 anni di Gender Gap, nel senso che tenuto conto di tutto quello che sta succedendo ed è successo anche nell'ultimo anno, ci vorranno quasi 100 anni per chiudere il divario di genere e quindi assolutamente siamo lontani e lo siamo ancora di più nel campo delle attività economiche e delle opportunità lavorative. Parlavamo appunto di Italia, se vogliamo guardarla secondo questo rapporto a confronto con il mondo, teniamo conto che a livello globale la parità di genere è al 68,6% secondo questo indicatore del World Economic Forum, ma i 10 peggiori paesi nella classifica hanno chiuso solo il 40% del gap e l'Italia si trova al 76esimo posto su Mamma mia. Ecco, 153 stati. Oltretutto ha perso 6 posizioni tra il 2018 e il 2019, quindi capiamo che non solo effettivamente non. non solo è salita, ma le ha perse addirittura posizioni in classifica, insomma. Guarda, io questo contributo che poi, insomma, ricaveremo dalla nostra maratona, lo farò avere alla presidenza del Consiglio, lo dico sorridendo, ma neanche più di tanto, perché noi abbiamo aperto questa giornata proprio rivolgendoci al Premier Mario Draghi, che da solo certo non può fare i miracoli, però avendo posto il problema indipendentemente dall'8 marzo e avendo messo come priorità nella sua agenda proprio tematiche che vogliono risolvere questi gap, insomma, ci auguriamo che possa farlo concretamente e che il suo team possa seguirlo a ruota. Sara, restiamo sempre sul tema che hai detto, altro titolo, Donne e banche, la parità di genere nel CDA, nei consigli di amministrazione è ancora lontana, grazie alla regia. Mostro quest'altro grafico che fa vedere, visto che noi trattiamo, lo hai detto anche tu, argomenti di economia e finanza, come
c'è un confronto tra il 2014 e il 2019, quale sia la presenza femminile proprio nei consigli di amministrazione. Quindi parliamo di donne sempre in ruoli apicali. Qui in questo caso nelle banche europee. Che cosa ci racconta questo grafico? Ecco qui l'Italia, la mostro così andiamo subito Nello specifico. esatto, nello specifico. Sì, allora, innanzitutto diciamo questa è un'analisi che ha fatto DBRS Morningstar, 2014-2019 hanno registrato comunque una crescita della presenza delle donne nei CDA, ma siamo ancora a numeri bassi. L'Italia diciamo che si trova, per andare poi subito al dato italiano, il giudizio sulle banche italiane potremmo dire è sufficiente. Complessivamente la percentuale di donne nei consigli di amministrazione è in linea con la media europea, anche perché c'è stato comunque un significativo aumento negli ultimi 2 anni. Nel 2014 teniamo conto che era ferma intorno al 15%. Poi, se guardiamo nello specifico degli istituti di credito che hanno analizzato i ricercatori, tra i migliori abbiamo il credito valtellinese, che comunque ha subito un aumento molto forte negli ultimi 5 anni, bene anche le grandi banche come Intesa Sanpaolo e Unicredit, appena al di sotto del 40%, mentre poi ci sono altre banche che comunque sono fanalino di coda perché nulla o poco è stato fatto. Chiaramente, se guardiamo questa immagine che tu stai mostrando, questo grafico, vediamo dove ci sono dei livelli veramente elevati e sono nei paesi nordici, Norvegia e Svezia, ma anche in Francia. Quindi qui abbiamo forse gli esempi più Ah virtuosi, sì, dal punto di vista della presenza nel che sono board. sempre quei paesi lì, Sara, cioè anche qui, insomma, mi scoccia dirlo, ma peraltro questa disparità di risultati si spiega sempre perché, chiedo poi conferma a te, in alcuni paesi sono state proprio imposte delle quote di genere, no? Un po' le nostre quote rosa, che però, insomma, possono aiutare, però diciamo che credo debbano essere solo un po' la spinta, no? Per poi inculcare, nella mentalità altri aspetti che non sono stati contemplati fino a quel momento, perché risulta anche un po' deprimente, cioè non so come dire, no? Allora, il merito chiaramente è la prima cosa, indipendentemente dal sesso, questo è chiaro, perché poi non è neanche detto che debbano esserci più donne se sono meno brave degli uomini, però che davvero vengano valutate per il merito, non certo perché hanno figli, perché devono stare a casa, perché non possono purtroppo fare una scelta, anzi devono fare una scelta obbligata e bla 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 bla, non sto a ripetere le stesse cose, no? Ecco, quindi quote secondo te possono essere però la soluzione per dare la spinta? Allora, possono essere un modo per in qualche modo migliorare i numeri. Io non penso, questa è una mia idea Sì. personale, che siano la soluzione. Se Appunto. noi confrontiamo, ad esempio, ci sono paesi dove le hanno imposte, come appunto la Francia, la Norvegia, l'Italia, e sicuramente sono servite per produrre un cambiamento, ma c'è stato anche un altro approccio di altri paesi, come ad esempio la Finlandia, dove è stato scelto di finanziare dei training per le lavoratrici in modo da prepararle a ricoprire un posto nei consigli di amministrazione. Io penso che il vero cambiamento sia nel momento in cui tu crei un terreno favorevole perché le donne possano avere le stesse opportunità che hanno gli uomini e che gli uomini hanno perché le hanno in qualche modo le hanno sempre avute, mentre per le donne non è così, quindi in qualche modo per una tra virgolette rendita di posizione. Sì. Quindi quello che forse conta e andrebbe fatta una riflessione sullo sviluppo di politiche di genere a livello politico, ma anche a livello di imprese che permettano di raggiungere la parità di genere. In quel modo realmente quello che si raggiunge è un risultato importante per le aziende e anche per la società, perché imporre delle quote, ok, io metto quelle donne nel consiglio di amministrazione, le seleziono, eccetera, perché comunque sono obbligata a farlo, ma se poi lì tutto finisce, non abbiamo risolto il problema. No, 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 ma deve essere una catena, per quello che dico, prima iniziamo, prima riusciamo, se no altro che, allora abbiamo detto 2030, poi 2062, 63, non mi ricordo cosa hai detto tu, altro che 2063,
60, qui davvero ci arriveremo chissà quando. E poi al di là dell'inserimento, no, in modo meritocratico di figure femminili, eccetera, eccetera, deve esserci un cambio di mentalità, perché altrimenti non riusciremo mai. E io credo che purtroppo, anche se apparentemente non è così, in Italia siamo ancora un po' indietro, ma un po' tanto, Sara, insomma, boh, a volte. Siamo. Diciamoci la verità, tanto oggi, insomma, questa giornata che dura 24 ore alle fonti TV è fatta proprio anche per dirsi le cose come stanno, no? Ripeto, senza retorica. A volte si legge proprio, soprattutto sul lavoro, negli occhi di chi ti sta di fronte, cioè che comunque la donna è vista diversamente, non da parte di tutti, attenzione. E poi io non sono per niente una femminista, un termine che non mi piace. Io sono per la giustizia e per l'equità e siamo ancora ben lontani dall'ottenerle. Assolutamente, assolutamente siamo ancora lontani, però ecco, diciamo questo, che se noi ragioniamo in un'ottica di puntare allo sviluppo della carriera, delle opportunità delle donne, secondo me realizziamo quella crescita sostenibile di cui tanto si parla oggi. Crescita sostenibile non è solo crescita nel rispetto dell'ambiente, che è fondamentale, anche lì purtroppo. Tutti siamo indietro, però c'è anche un aspetto sociale e forse anche far emergere specifiche caratteristiche più femminili è importante per raggiungere questa crescita sostenibile e quindi rilanciare l'economia e tornare poi a una vita normale, appunto quando questa pandemia sarà finalmente debellata. Rimane comunque un traguardo su cui dobbiamo accelerare. Ecco, è inutile che continuiamo a dire ci vorranno 100 anni, ci vorranno 100 anni, quindi bisogna accelerare, bisogna fare presto, Certo. bisogna anticipare in qualche modo. Siamo già in ritardo, Eh quindi non sì, ci ma resta che correre. enormemente, enormemente, cioè proprio ritardo è anche troppo leggera come parola, no? Siamo proprio fuori tempo massimo, secondo me. Cioè, se probabilmente alle nostre bisnonne, trisavole, avessero detto nel 2021 come pensi sarà la situazione uomo-donna, è una cosa un po' assurda, no? Perché chiaramente i ragionamenti erano diversi, però ragioniamo in questo modo. Secondo me avrebbero risposto, ma figurati, anzi, sarà superato enormemente e saranno più magari le donne, no? Ad avere in mano la situazione, cosa che peraltro non vogliamo, ripeto, noi vogliamo che vengano rispettati tutti i parametri meritocratici. Quindi dicevo, 2021 probabilmente sarebbe stato visto come traguardo effettivo, altro che il 2060. Però la speranza si dice che sia l'ultima a morire, quindi ci aggrappiamo a questa frase fatta. Sara, noi ricordiamo sempre che insomma, una volta al mese sulle fonti TV comunque ci vediamo e peraltro a dimostrazione del fatto che non vogliamo parlare di questi temi solo in occasione della Festa Internazionale della Donna, noi spesso proprio con te, con Morningstar Italia affrontiamo temi di inclusione, di diversità e cercando di capire come fare a superare questi gap. Perciò ci ritorneremo sicuramente, insomma, anche con il nostro market star. Assolutamente, la nostra maratona continua. Sì, anzi, grazie per aver fatto parte anche di questa, perché oggi è una giornata densa di impegni anche per te e per Morningstar Italy sotto questo aspetto, ma insomma era doveroso parlarne anche qui, quindi grazie mille per aver partecipato alla maratona di Le Fonti TV. Grazie a voi per l'invito. Va bene, grazie Sara Silano e naturalmente noi continuiamo sempre qui sulle fonti TV per questo evento eccezionale, speciale, di 24 ore in diretta per la Festa della Donna.